Cioè di dare l'incarnazione del figlio per la sua passione e la sua concezione.
stessa, non è un sacrificio per le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno, di riparazione dei peccati, la salvezza di tutti gli uomini. Grazie dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre.